Bentrovati come sempre qui dai Damiani e sono con il dottor Alberto Boccalatte, un Buonasera. imprenditore napoletano. Questa nostra breve intervista ha lo scopo di presentare una nuova rubrica che partirà a breve e che sarà lo stesso Alberto, siamo amici, a condurre. Si chiamerà Telescopio. Perché questo titolo così intrigante? Perché sarà un viaggio politico alla scoperta dei comuni in genere, non soltanto quelli campani, ma in generale potremmo anche allontanarci in tutto il nostro stivale. E allora il nostro dottore fa tutt'altro nella vita, è un imprenditore, dopo lo conosceremo meglio, però a un certo punto decide insieme a noi di fare questa iniziativa. Perché questa scelta, Alberto, in un momento in cui siamo pieni di trasmissioni politiche a tutti i livelli, su tutti i canali, nazionali e non solo, perché? La scelta parte dal presupposto che, a mio avviso, c'è necessità comunque di affrontare i problemi politici, forse in modo, mi permetto di dire, un poco più concreto, senza filtri, senza troppe muri tra le istituzioni e i cittadini. Per cui l'intento di fare una trasmissione snella, veloce, che affronta le varie problematiche dei nostri comuni, ma anche mettendo in risalto gli aspetti positivi, cercando di fare politica e non polemica, quindi affrontando in modo costruttivo le varie situazioni, prendendo spunto da quelli che saranno gli input dei cittadini, perché noi metteremo un'email al servizio dei cittadini che potranno segnalarci le varie situazioni critiche, proponendo, perché no, anche delle Certo. soluzioni. E noi quindi saremo dei portatori di istanze che presenteremo di volta in volta al politico di turno che vorrà venire con noi e stare qui con noi un Bene, po' di lei ha tempo. detto bene perché in genere, ecco, si fa politica sempre in senso contraddittorio, polemico, è che è facile stare all'opposizione, Ah, no? certo. Quindi vivendo così nell'immediato, proprio quelle che sembrano a volte i problemi più piccoli, ma sono quelli che poi possono diventare grandi se non vengono affrontati. Quindi lei, come anticipava, come si articolerà? Di volta in volta avrà degli ospiti. Di volta in volta avremo degli ospiti in trasmissione, comune per comune, della maggioranza, dell'opposizione o anche eventualmente tutte e due insieme, con appunto, diciamo, in quell'occasione cercheremo di focalizzare le situazioni sia positive appunto che negative, quali sono i progetti, la progettualità delle varie amministrazioni. E quali sono le problematiche che ci vengono evidenziate dai cittadini di volta in volta tramite i loro messaggi email? Bene, io adesso lo voglio far conoscere meglio a chi ci segue da casa perché l'ho presentata così riduttivamente imprenditore, però vorrei che lei dicesse a chi ci ascolta qual è il suo settore nel quale lei eccella. Infatti gli ho strappato già adesso in diretta, poco prima, la promessa di far parte di un mio ciclo di trasmissioni che sto facendo sulle eccellenze campane e di lei possiamo essere orgogliosi. Vogliamo dire qual è il Ebbene, settore, anche quello lei raro, di cui lei si occupa? è troppo buona, diciamo. Io mi occupo di abbigliamento, terza generazione, noi siamo nel settore da 1950 praticamente, prima con mio nonno, poi mio nonno e mio padre insieme, poi solo mio padre, poi mio padre e io insieme, adesso solo io, che devo dire la verità, mi collabora anche mia moglie. E siamo nel settore dell'abbigliamento, nella maglieria e da qualche anno a questa parte abbiamo, diciamo, organizzato probabilmente una piccola chicca, cioè una produzione di maglieria su misura in 100% cashmere, e devo dire la verità che questa linea ci sta dando grandi soddisfazioni perché di volta in volta, mese dopo mese, acquistiamo sempre più clientela. Non solo in Italia, ma anche all'estero, dove contiamo clienti in Gran Bretagna, in Russia, in Ucraina, negli Stati Uniti, ma anche più lontano, perché abbiamo clienti anche in Australia, in Sudafrica e in Canada. È bellissimo oggi che è tutto sintetico, tutto così elasticizzato, parlare di cashmere. Forse molti giovani oggi non conoscono nemmeno questo tipo di lana che è bellissimo e leggero. Un pullover di cashmere è vero che è costosissimo, però dura tanto, dura una vita ed è caldissimo e leggerissimo, ha delle prerogative Certamente, ha eccezionali. delle prerogative, appunto, delle caratteristiche, delle peculiarità che non hanno gli altri filati, e devo dire la verità,
bello, come dire, all'inizio c'è stato un po' di difficoltà per far capire alle persone, ai clienti, qual era, diciamo, quello che noi proponevamo. Io lo dico sempre anche ai miei collaboratori che noi non vendiamo un pullover, ma vendiamo un'emozione. E sinceramente oggi come oggi ne vendiamo parecchia, e i nostri clienti che amano vestire sartoriale e amano vestire sartoriale made in Italy, ma soprattutto made in Naples, hanno capito che effettivamente, con tutto il rispetto, c'è una differenza anche nel pullover acquistato in un negozio, bellissimo per carità, su un pullover personalizzato in tutte le sue fasi, secondo le esigenze di ogni cliente. Quindi lei ha parlato di emozione nel suo lavoro, è uomo di emozione ed è proprio l'emozione, penso, e la passione a spingere il dottor Boccalatte a prendere questa decisione di fare tutt'altro, perché io penso che questa iniziativa nasca con tutti i buoni auspici, perché una persona che da tutt'altro campo decide a un certo punto di andare in prima linea e di fare qualcosa per noi, per i nostri comuni, per la nostra città. Allora, telescopio, quindi questo ci fa pensare che ci sarà da vedere, da intravedere, scendendo nei meandri più profondi. Allora noi facciamo, non si fanno gli auguri in questo settore, è vero, si fa tutt'altro, lo possiamo dire, cosa si dice? Non lo possiamo dire, comunque sono sicura che sarà un successo. Speriamo. Va bene, allora alla prossima inizieremo, penso subito dopo le vacanze natalizie, e ci sarà un appuntamento settimanale. Grazie. Grazie al dottor Alberto Bevilacqua, a voi per l'attenzione e alla prossima. Grazie, grazie a voi. Ma com'è bella che sta luna si è affacciata su una favre. Tu vien de mare, tu ah, viene ci sembra carezza, strigna ma sulle che va su parla, ma butte ma voglio bene. Sendere con l'onda c'è un buon fondera, che amore va pazzia. Tu, vien de mare, tu, vieni ci sembra carezzare. In cielo innamorato sta città, che bella pura fierna, con fritta naso maraccio passare.